Sono passati giusti 10 giorni dall'alluvione che ha penalizzato molte zone, diverse famiglie, due in particolare in zona Sant'Eusebio a Bassano. Un grande lavoro di pulizia e ricostruzione lodevole in tempi super veloci. Volevo fare un speciale ringraziamento a dei ragazzi della squadra di basket della Oxygen di Bassano, perché mi hanno sorpreso. Sono arrivati qua quella notte con le loro biciclette e hanno cominciato a buttare fuori l'acqua dal mio garage con tutto quello che avevano. Volevo dire un grazie davvero a questi ragazzi che mi hanno sorpreso, e però dall'altra parte un po' un rammarico, perché effettivamente dell'amministrazione, al di là delle figure istituzionali che sono venute nei vari giorni successivi a vedere il danno, mi aspettavo anche dentro di me un intervento anche di qualche squadra dell'amministrazione, che venissero proprio fisicamente, come hanno fatto i ragazzi, forse a intervenire. Ma l'alluvione racconta anche altre belle storie di solidarietà e pari destino. Sono stati giorni di grandissimo lavoro, di intenso lavoro. È stata una grande impresa, ci siamo rimessi in piedi in pochi giorni e siamo ripartiti. Io vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno dato una mano, a partire dallo staff dell'azienda di famiglia che ha davvero messo il cuore in questa impresa, i parenti e gli amici che ci hanno dato una mano, e poi vorrei ringraziare Antonio e Bertilla, che sono due signori che io ho conosciuto ad Enego durante un servizio televisivo in occasione dell'alluvione che ha colpito Fosse. Loro sono stati alluvionati, hanno vissuto insomma il dramma dell'alluvione e sono venuti a casa mia ad aiutarmi.